Gli archi del Colosseo erano numerati all'esterno, al centro dell'arcata di ingresso, ad eccezione dei quattro grandi archi che segnavano gli ingressi principali sui due assi, il maggiore e il minore. Il numero che si vede alle mie spalle, il numero 40, mostra come fossero i numeri profondamente incisi sulla superficie in travertino. Tuttavia non mostrano la presenza in antico di lettere metalliche che sottolineavano il numero riferito all'arcata di accesso, come ci si sarebbe aspettato e come era uso soprattutto nelle grandi epigrafi monumentali. Come si vedevano allora questi numeri dall'esterno? Certamente non come si vedono oggi, anche se tuttora sono visibili. Si vedevano attraverso quella che viene definita tecnicamente la rubricatura, cioè all'interno della cavità realizzata per il numero si colorava con il rosso, si campiva l'interno della cavità con il colore rosso. Rubricatura deriva appunto da rubber. Il rosso è un ossido di ferro, è un'argilla che si trova in natura. La qualità dell'ossido di ferro era questo effetto un po' grasso dell'argilla che consentiva sia di essere spalmata sulla superficie del travertino per ammortizzare le discontinuità delle facce a contatto dell'opera quadrata, sia questo aspetto untuoso del materiale argilloso poter essere steso sulla superficie che doveva essere colorata, evidenziata, senza nessun legante. È evidente che questa coloritura veniva riapplicata nelle sedi che dovevano essere evidenziate, nelle epigrafi, tutte le volte che questo colore si consumava e poteva resistere 2 o 3 anni al massimo. In alcune zone di alcune altre epigrafi abbiamo visto la consuetudine di questa riproposizione della coloritura perché abbiamo trovato 2 o più strati di colore sovrapposti. Perché questi numeri sulle arcate d'ingresso? Perché ciascun spettatore era dotato di una sua tessera per l'accesso gratuito all'anfiteatro, su cui era riportato il numero dell'arcata dalla quale poteva entrare. E a questi numeri esterni corrispondevano delle numerazioni interne, dipinte però questa volta direttamente sulla superficie della pietra, e di cui restavano tracce agli inizi del XX secolo. Adesso probabilmente con i lavori del terzo appalto sponsorizzato, quindi con la pulitura delle superfici che andremo ad intraprendere all'interno delle gallerie aperte al pubblico al primo e al secondo ordine, è probabile che tracce di indicazioni numeriche colorate verranno finalmente alla luce. E questo conferma come la superficie esterna del monumento in travertino fosse completamente a vista, senza alcun tipo di rivestimento. Il rinvenimento di queste piccole tracce sulle superfici del travertino conferma la delicatezza dell'intervento di restauro, l'obiettivo che la sovrintendenza aveva di raggiungere una eliminazione del nero della superficie, dello sporco, dello smog, rimuovendola con una nebulizzazione d'acqua che però mantiene tutte le tracce antiche, tracce anche di matite o di rosso rubrica come in questo caso, che ancora sono sulla superficie originale. La rimozione del deposito di nero ha rivelato la superficie originale, il vero colore del monumento, del travertino,
l'ossalato di calcio, la rubricatura sulle lettere, ma anche dei danni vandalici, fatalità dello stesso tono di colore della rubricatura effettuati sulla superficie dei monumenti negli anni 70. Queste vernici cariche anche di pezzetti di vetro sono rimaste attaccate alla superficie del travertino. La rimozione di questa vernice comporterebbe l'uso di prodotti forti, eccessivamente forti per la conservazione del travertino. Si è quindi considerato di lasciarli. La non eliminazione di questo strato non comporta un danno, se non estetico, alla lettura del monumento ed è questa la ragione per la quale questa vernice resta sulla superficie. Anche a suggerire come danno che questo è un danno vigliacco contro il monumento.